Radio Radicale, siamo con l'onorevole Pagano della Lega per commentare un pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione sul crocifisso, che riguardano un professore che durante la lezione toglieva il crocifisso dall'aula per poi rimetterlo al termine della lezione. La Cassazione si è pronunciata a favore del crocifisso in aula, ma con una valutazione, diciamo, più inclusiva. Prevedendo che possa essere inserito in classe, messo in classe affisso anche il simbolo di altre espressioni religiose qualora la classe fosse d'accordo. Allora, molti hanno, diciamo, ironizzato su questo pronunciamento. Volevo chiederle se lei è favorevole o è preoccupato su quello che potrebbe accadere nella scuola pubblica. Non posso entrare nel vivo di un pronunciamento costituzionale che ovviamente attiene a un livello che è appunto quello delle norme di rango costituzionale. E quindi se io entrassi nello specifico farei una sorta di tecnicismo. Io penso che sia più utile, a maggior ragione per gli ascoltatori di Radio Radicale, che notoriamente sono, come dire, con una visione a 360 gradi, penso che sia più utile entrare forse nel dettaglio di quelle che possono essere le sfumature che sono legate a questo pronunciamento, sfumature che però hanno delle capacità di dare emozioni, suggestioni, ma anche fatti concreti e pratici che io penso siano da evidenziare. Cominciamo subito col primo. Il professore che mette e toglie il crocifisso è evidente che no, no, non può che essere e appartenere a una sorta di rapporto di odio nei confronti del crocifisso in quanto tale. E quindi, da questo punto di vista, mi consentirete di dire che non è esattamente il massimo quello che evidentemente abbiamo assistito, soprattutto in termini di mancanza di rispetto nei confronti dei suoi discenti. Questo aspetto mi serve per introdurre l'altro elemento principale, e cioè perché il crocifisso nelle nostre scuole, ma anche nei nostri ospedali, ma anche nelle aule di giustizia. Perché il crocifisso non è il simbolo di un Dio, volutamente uso l'indeterminato, di un Dio qualsiasi, è colui che evidentemente ha rappresentato nella storia della nostra civiltà tutto il nostro essere. Cioè noi siamo così, vestiamo così, mangiamo così, armonizziamo le nostre strade, i nostri paesaggi così, abbiamo uno stile di vita così, ci trattiamo uno con l'altro, uno con gli altri, così, perché evidentemente siamo frutto di un'eredità che non può che essere quella cristiana. Non bisogna scomodare Benedetto Croce per capire realmente che quello che noi siamo oggi evidentemente ha questa caratteristica, viene da quell'uomo che era vero uomo, vero Dio, che si chiama Gesù Cristo, che ha influenzato, per non dire profondamente caratterizzato, la nostra società. E spesso noi ci vantiamo che abbiamo la terra più bella del mondo, però io provo a immaginare se coprissimo con un telo tutte le opere che si richiamano al cristianesimo. Noi avremmo il 96-97% di questa Italia che sarebbe celofanata. Cioè, vuol dire che tutto quello che noi oggi viviamo, calpestiamo, anche questo palazzo, voglio dire, sono stati palazzi che appartenevano a ordini monastici, a tribunali ecclesiastici. Cioè, tutto questo paese è nato, vissuto, cresciuto in una certa maniera. E allora, rinnegare questo significa essere all'interno di un progetto che ovviamente è completamente negativo, non di costruzione, ma di distruzione. E io penso che questo sia un paese che invece, al di là del fatto che uno ci possa credere a Dio o meno, è un paese che sia realmente il più bello del mondo. Certo. Senta, al di là di questo, siamo d'accordo, ma il fatto che la presenza del simbolo religioso sia, diciamo, sottoposta alla valutazione della classe, se io per esempio mi trovo in una classe totalmente musulmana, loro probabilmente non vorranno il crocifisso. Allora, per evitare conflitti, bisogna lasciarli, diciamo, i simboli religiosi in classe, con il rischio di scatenare anche un conflitto grosso all'interno della classe.
La mia premessa, che apparentemente poteva essere slegata, ma che era di ordine culturale, serviva proprio a rispondere a questa domanda, e quindi la ringrazio. Perché noi dobbiamo far capire che quel simbolo religioso, dentro un contesto sociale, quale appunto un ospedale, un tribunale, non è un simbolo religioso. È visto come simbolo religioso dal prof che ha fatto quell'operazione o dagli eventuali alunni che fanno in maniera democratica 19 contro 18 di togliere o di lasciarlo. Ma in verità lui è il simbolo di una libertà. Perché? Quindi lei pensa che possa essere un simbolo politico? No, è un simbolo culturale e sociale. E quindi come tale deve essere rispettato all'interno di una realtà di che è profondamente caratterizzata da questa identità. Quindi noi dobbiamo spiegare, questo è il senso, dovremmo spiegare, che dentro un ospedale quell'uomo, perché era anche un uomo, oltre che essere Dio, praticamente si è fatto immolare, che prima di lui gli ospedali non esistevano. Quell'uomo all'interno di un'aula di tribunale è un simbolo di giustizia, perché si è fatto uccidere in nome della giustizia. Dentro una classe è un simbolo di libertà educativa, di libertà evidentemente espressiva. Quindi noi dobbiamo essere attenti a far sì che la sentenza della Corte Costituzionale non sia vista della Corte di Cassazione. Della Corte di Cassazione non sia vista soltanto all'interno di un ragionamento pro o contro, ma che si è vista all'interno di un progetto culturale, su cui evidentemente noi abbiamo interesse a difendere. Oggi Papa Francesco, durante una visita all'estero, ha detto che il crocifisso non deve essere mai un simbolo politico. È d'accordo con lui? Mi pare che io ho provato a spiegare. Sì, per essere più esplicito, quindi, ecco, non sapevo, per non lasciare equivoci. Non sapevo di questa, diciamo... No, l'ha detta stamattina. Mi è sfuggita, non l'ho letta stamattina, però mi pare che il ragionamento che sto facendo io mi pare che vada all'interno di un fatto che è esattamente identitario, non di tipo politico. Bene, chiarissimo. Allora io la ringrazio per la sua disponibilità, ringrazio l'onorevole Alessandro Pagano della Lega, con il quale abbiamo parlato del pronunciamento delle sezioni unite della Cassazione sul crocifisso. Grazie. Grazie a me.